Buonasera, come state? Tutto bene, grazie. Ok, volevo ringraziare il pubblico qui dei giuristi, dei giudici, no? Della serata, e ma ringrazio voi che siete il pubblico working class. Il pubblico working class invece di questa elite che c'è qui da parte. Grazie mille, buonasera. Ok, bene, abbiamo cominciato benissimo questa sera, una serata fantastica, siete veramente un pubblico fantastico. Bene, vi, questo è il vostro livello di autostima, vi applaudite. No, vi meritereste, siete un bellissimo pubblico, vi meritereste un pubblico più grande. Comunque è sempre bello tornare su questo palco, prima volta che vengo, comunque. Bene, quindi domande? No, grazie. Per adesso uno su 10. Poi punto dal punto. Uno su 10. Bene. Allora, io sono di Lecco, per chi non sapesse dove Lecco è, vicino a Pescarenico. Lecco è una città del futuro, cinema e teatri erano già chiusi prima del lockdown. Abbiamo bruciati, li abbiamo distrutti in realtà con le streghe, che sono, così chiamiamo noi le donne vegane che hanno una passione per l'astrologia. Mangi le mozzarelle? Sì, della Ariete. Che cazzo vuol dire? Non vuol dire assolutamente, non puoi tenere un attimo questo. Tu hai le braccia forzute, si vede che c'hai veramente dei braccia. Tienilo, mi raccomando, tienilo a quell'altezza lì fino a che muore. Grazie. Spesso qui con lezioni di geografia, Lecco è vicino alle Prealpi, che sono le Alpi che non ce l'hanno fatta, io non ne posso più di questa gente che prende in giro le Prealpi. Oh, mi fanno incazzare queste persone qui che prendono le Prealpi, perché sono più basse le Prealpi, quindi hanno più saggezza. No, perché è vero, perché sono state più consumate, no, perché le Alpi si spocchiano, però le Prealpi sono, no, giovani e sono piene di pastori che infatti adesso fanno un sacco di training online. E poi ci sono colline, no? Dopo le Prealpi vengono le colline e che fanno. E poi ci sono le pianure, che è morte. Le pianure sono la morte, infatti abbiamo costruito delle aziende sulle pianure, e noi abbiamo una grandissima industria del turismo a Lecco, perché Lecco è sul lato di Como, capito? Sempre dal nome dici Lecco, no, Como. E George Clooney ha comprato una. George Clooney! Oh, George Clooney ha comprato una villa sul lago di Como, Perché George Clooney ha comprato questa villa, ma lui ha distrutto il nostro territorio e le nostre tradizioni. Perché cosa è successo? Perché noi avevamo queste tradizioni di accoppiamento, no? Tra giovani e giovane, che si ritrovavano sulle rive del lago, e facevano, no, dei classici balletti della zona a piedi scarsi, e no, con le ragazze in mezzo ricoperte di lucci, alborelle, e praticamente adesso non possiamo più fare queste cose, perché a causa di George Clooney ci sono tantissime cialde di Nespresso. Si tagliano i piedi e quindi non è più possibile. E il lago adesso è pieno di caffeina. I pesci sono convinti di essere pesci di mare. Sono in eccitazione questi pesci adesso, e scappano alle reti dei pescatori, le distruggono, e poi i pescatori cadono nel lago di Como, e poi vogliono diventare partecipare ai talent, e quindi hanno troppa caffeina dentro, capito? Come zona nostra, e noi adoriamo queste stelle di Hollywood. No! Ci hanno distrutto il territorio! Bene, e questo non lo sentirete da nessun'altra parte. Non mi è arrivato particolarmente, mi spiace.